3, 2, 1. Vai. Via. Azione. Lo mostreremo a fine puntata, così è più spaccone. Sì. Perché... Ah, gli occhiali. Puttana. Scusa. No, no, figurati. Avevamo il tasto di tabù, ma abbiamo deciso di cambiarlo per ovvie ragioni, quindi batterete su questo fantastico gong marcato Doruso. Fa troppo casino, va bene. Edo, lo abbassiamo un po', lo abbassiamo un pochino, così, un po' lieve, lieve. E questa qua non cancelliamola, che bella. Riparte, keep rolling, ok, attacco, vado. Salve a tutti, benvenuti a questa prima puntata di Live Non è la Druso. Oggi abbiamo un ospite eccezionale, abbiamo un ospite che non va neanche presentato, anzi si presenterà da solo, intanto sto... Buonasera. Don't worry, buonasera. Salve. Hai un San Marzano? No. Hai un Sangiovese? No. Fammi una Sambuca. Anche perché è l'unica che abbiamo... Ecco, io te la verso un po'. Un po' come, tu versi te la verso un po' come cazzo c'ho voglia, perché non sono un barista. Versala come vuoi. Faccio, mi adatto, mi adatto, ci sto, ci sto. Ma tu sei un prete. Accomodati. Ma hai detto la prima puntata di cosa? Questa è la prima puntata del nostro show. Consiste nel cercare di farmi arrivare il meno sobrio possibile da inizio alla fine della puntata. E hai trovato la persona giusta oggi. Fantastico. Cosa posso offrirle oltre questo? Non so, facciamo uno spinello di droga. Uno spinello di droga? Non si rifiuta mai. Ma mi dica una cosa, don't worry. Avrei una domanda. Sì. Volevo chiederti, visto che siamo un po' a tema, siamo appena usciti da Sanremo, quindi siamo tutti un po' freschi di Sanremo. Comunque quest'anno Fedez è arrivato. È arrivato. C'è stato un. C'è stato un. Edo, c'è stato un. Qualcosa col microfono. È il cuore, è l'extra sistole? Perché. Fibrillatore! Ho detto Fedez. E non puoi. Ah, non posso? No. Ok. A posto, non lo dico più. No. Non lo dico più. Sì, però, ma però perché è sensibile la capsula. Vabbè, allora, ma dimmi una cosa, che cazzo volevi dire adesso di Sanremo? No, so che quest'anno Sanremo è arrivato secondo. No, Fedez. Un amico. E ecco, no, per esempio, io so che voi avete fatto una collaborazione fantastica quando lui ancora non era Fedez. Diciamo che cioè, non era Fedez, ma non era Fedez, nel senso che non è. Sì, sì, abbiamo fatto una canzone, si chiama Santa Madonna, era una canzone contro la violenza sulle donne, che è un argomento molto attuale. È stata una persona veramente carina, simpatica e umile. Diciamo la verità, da quando ha fatto quella canzone è diventato famoso. Noi siamo rimasti gli operai della quindi musica. Quindi se adesso ti tocco, sei un po' come Remida, che se ti tocco io domani... diventi merda, sì. Bene, ci siamo già allora. Ascoltami un attimo, e poi... Comunque avevate fatto una canzone nella sosta in cui raccontate di questo furto che vabbè un po' tutti abbiamo fatto all'autogrill. Ma perché? Perché rubare i poveri Benetton? E quindi abbiamo pensato di... Mi hanno poi disposto... Tutto quello che ti dico è scritto, scritto da me, però comunque è scritto. Lo dico perché non è che le cagate me le invento. E abbiamo questo fantastico camogli di 5,90 euro, anche di più. E abbiamo fatto fare uno spot in camera in cui ce lo vendi come un grande per restituire il favore dopo averli derubati. No? È bravo. Prima puntualizzo che non abbiamo fatto mai nessun furto che ha fatto lui. Se andate in giro per l'autostrada, ci sono questi posti, ci sono questi panini, ecco. Preparatevi il panino da casa con la cotoletta fatta dalla mamma e tutto quanto. Soldi risparmiati e starete molto bene. Comunque, viva i benzinai di tutto il mondo. Don't worry, ma sai che sei veramente bello. Mi viene voglia di venire in chiesa con te. Anche perché devo ammettere, in questo momento di pandemia, di Covid e tutto quanto, c'è stato un posto dove ha potuto fare il suo spettacolo con 300 persone distanziate, con la mascherina, come avrebbero potuto fare i teatri, come avrebbero potuto fare i locali, come avrebbe potuto fare il Druso. Però le ha fatti soltanto la chiesa. Nelle chiese si poteva andare. Stavamo pensando di fare un chiesa tour e stavamo pensando comunque per fare un chiesa tour dovremmo fare come i Maneskin, levare le parolacce della canzone. Ma infatti tra l'altro a proposito sempre di Sanremo, visto che siamo ancora in tema, e poi tanto io lo monto, faccio un po' quello che mi viene, posso fare anche così. Tipo, bello, che viene fuori il quadratino come Pulp Fiction. Puoi farlo se vuoi, magari lo fai qua. Beh, questa qua non tagliarla.
Devo dirti la verità su Sanremo? Vai, cosa ne pensi? Sputa rosso. Mi farò tanti nemici, ma mi farò tanti nemici, che cazzo, mi frega. Secondo me, quest'anno, in un anno in cui tanti baristi come Don Worry, tanti baristi come quelli del Druso, tanti baristi di tutti i locali, che hanno una famiglia, hanno dei figli, tanti gestori dei locali, tante persone della sicurezza, non hanno avuto una lira. Oppure, comunque, perlomeno sono stati bistrattati. Quest'anno, secondo me, Sanremo avrebbe avuto il senso più bello se, quando gli hanno praticamente approvato le canzoni per andare a suonare, gli avrebbero detto: no, non ci veniamo, non suoniamo. Quest'anno la musica è morta, avete fatto morire la musica, avete fatto morire i locali, avete fatto morire la gente. Quest'anno il vostro cazzo di festival non lo facciamo. Non è successo, sai. Lì, don't worry, è marketing, alla fine è così. No, commercio. Con la musica non si fa evoluzione, dice. Quello che mi sarei aspettato sarebbe stata una cosa del genere, ma ognuno fa quel cazzo che vuole, veramente. Un brindisino. Mi lascia dire, non c'entra un cazzo, però è sempre giusto. Via la Sambuca. Ah, all'inizio volevo darti questo fantastico voucher che abbiamo preparato apposta per te, che è appunto tutto a tema Druso, lo facciamo vedere. È un ingresso omaggio nel Regno dei Cieli. Esatto, visto che comunque sei qua in presenza di un prete. Io nelle prossime interviste magari mi vestirò da qualcos'altro. Ma no, ma tu sei Don Worry. Ma sei Don Worry. Vabbè, alla fine, dai. Andiamo, noi e Don Worry. Allora, no, perché... sì. Devi sapere, dimmi, che don't worry. Nel lontano 95. Nel 95, sì, un cervello canzone. Ce l'avevo, sì, dimmi. Beato te. Al tempo tu feci una canzone. Ah, prego, accomodati intanto, perché no? Posso sedermi? Prego, siediti. Ma è bellissima, sì, questa poltrona. È molto bella, vellutino. No, fa sesso. No, dimmi. Ti volevo dire, hai fatto una canzone, la canzone, sì, del Bosco. Sì. In cui penso che ci sia una signora che ha qualcosa da dirle. Oh cazzo, mi sono affascinato perché pensavo che era un balsamato, ma è vivo. Tanto sta guardando un punto indefinito, probabilmente le è venuto un ictus, però. Ciao! Ha chiuso gli occhi, ciao! Eh sì. Ciao! Com'è? Sei molto più intelligente di tanta gente qua in Italia. Ti vedo. Sei bellissima. Vorrei essere un topo per farmi afferrare. E guarda su, ti devo chiedere scusa. Perché ti devo chiedere scusa? Ho fatto una canzone della Madonna, scusami. Bellissima. Però comunque forse hai citato più i Barbagianni. Allora, ascoltami un attimo. Io ho parlato della civetta perché, purtroppo, non per colpa tua, qualcuno si è appropriato del tuo nome. Perché la macchina della polizia si deve chiamare civetta? Non è giusto. Cazzo, come gira la testa, che meraviglia! È dei tempi dell'esorcista che non vedo una roba del genere. E ascoltami, ti chiedo scusa. A me civette, barbagianni e gufi mi piacciono un sacco, sono gli animali notturni. Anch'io sono un animale notturno. Lo so, ti sto sul cazzo, però... Una carezza. Bellissima! Ma sono emozionato! Anche tu sei bellissima. Ciao. Questa è la sorpresa più bella del mondo. E ti voglio bene, eh? Voglio bene a tutti voi, animali notturni. Signori, benvenuti alla prima puntata di Live Non è la Druso. Vi presento il nostro primo ospite, il bassista di Pancreas. Grazie. Fumo, maestro. Grazie, okay, Francesca. Partiamo. Grazie. Giusto, dai. Grazie. Applausi mille, sottofondo. Sì, cazzo, ma che brava! Beh, è una professionista comunque. Sì, noi tre siamo proprio, non c'entriamo un cazzo in questo. Questo è professionismo pazzesco.
Allora, entriamo nel vivo di quella che è la trasmissione, perché tu sei il nostro primo ospite, si spera di una lunga, Don't worry, è la prima volta che vengo ospite. La smettiamo di farci pompini a vicenda, vado avanti, questa magari la togliamo. Bentornato al Druso. Vi ringrazio. Che effetto ti fa? Beh, che effetto mi fa? Innanzitutto, Don't worry, io mi trovo qua davanti a una persona che ti pregherei di introdurre. Mi introduco da solo, sono Valentino del Druso, quindi sono a casa. Esatto. Io sono a casa di Valentino, sono al Druso. Che effetto mi fa? L'effetto che mi ha sempre fatto, di un locale fresco, di gente fresca, bellissima, che non vede l'ora di ricominciare. Quando ricomincerà farà sanguinare tutti questi muri neri, sanguineranno. Qui se leggiamo sulla biografia... vero simbolo dell'antagonismo militante, antifascista, antiproibizionista, antimilitarista, antiamericanista, anticlericale, antischiavista, anticoncezionale, antiglobalizzazione, antinucleare, antimonarchico, antiestetico, antincendio. C'è chi dice che non ti va a vedere un cazzo. Beh, sono anti, devo dire la verità che sono anti. Sei un po' un antieroe anche, sì, no? Sì. Beh, cosa dire, ragazzi, Alla fine 30 anni che vado in giro così, essere un po' anti. Sono anche abbastanza antiquato in questo momento, cioè ho i miei 50 anni. Però ogni volta che cazzo ridi, ogni volta che vengo qua sono proprio contento, non ce l'è. Alla fine, la musica non ha età. Non avreste mai detto che sareste rimasti solo voi e Rolling Stone? A me piacerebbe iniziare a farmi di morfina come Keith Richards, però prima o poi ci arrivo, la sua età. Sei in training. Sono in training e la morfina è difficile da trovare. Allora, conosciamo tanti medici bravi, ma cosa diresti a un giovane che vuole approcciarsi al basso? E perché dovresti consigliare uno strumento con cui si sa che non si becca mai? Hai ragione. Facciamo finta di essere in una spiaggia. Questo va. Cosa cazzo è? Questo lampadario va. È una lampada un po' tavolino. Esatto, fai finta che sia un focolare. Chi c'è? Il chitarrista con i boccoloni, biondo, così, e inizia a suonare like a Rolling Stone. E tutte le tipe guardano lì. Il bassista dov'è? Dov'è in quel momento? Marca Stretto. Ma va con qualcun'altra mentre giusto, fa like giusto, Rolling giusto, Stone, giusto, bravo. I chitarristi sono lì. Sono innamorato del basso ascoltando gli Iron Maiden perché minchia mi piaceva. Comunque il basso è l'anima, un po' di tutto. Cioè, fare un assolo di chitarra è una figata della Madonna, ma quando sentite una canzone, alzate il volume, quello che vibra, quello che si sente, come dicono le ragazze, le farfalle nello stomaco, è dal basso. Quindi ho seguito anche le tue lezioni di basso su YouTube, infatti adesso aspetto le lezioni di pittura di Stevie Wonder e poi però ti è piaciuta come si usa il basso con la corda vuota dove puoi indicare. No, ma allora tutti gli strumenti sono bellissimi. Io quello che vorrei consigliare ai giovani, caspita, la musica è la colonna sonora della vita. Fare musica è bello, non è che devi essere un professionista, però suonare uno strumento, fare musica, insomma, quando c'è tutto questo silenzio che c'è in questo momento, cazzo, mancherebbe una colonna sonora sotto, vero? Ecco, la musica la dà. Essere musicisti è una figata, perché secondo me essere musicista e soprattutto fare il musicista è il lavoro più bello del mondo. Tutti dicono il calciatore, no. Il musicista non gli fanno l'antidoping e quindi il calciatore si attacca al cazzo. Scusa. E quindi anche quest'estate comunque si ricomincerà a suonare in posti particolari, piccoli, con persone sedute. E noi ci siamo inventati questo show dove faremo i nostri grandi successi, le nostre grandi canzoni in acustico e dove le abbiamo trasportate su un CD che uscirà, anche perché alla fine così si deve andare avanti. Un musicista quello può fare, fa quello e quello deve fare. Quello deve fare e secondo me è uscito un lavoro meraviglioso. Tutto questo per soprattutto un po' per dare un senso al nostro lavoro e a quello che amiamo fare. E un po' per dare un senso e una possibilità a tutti i locali come il Druso, ma non solo come il Druso, come tanti locali a Milano che stanno morendo, come purtroppo tanti locali sono morti quest'anno perché non aveva la possibilità. Quindi in questo momento la musica si dovrà fare così e sono sicuro che la gente capirà e soprattutto contribuirà a tenere vivi gli spazi che comunque supporteranno i gruppi.
Ho capito. Ma il nuovo disco? Quando si ricomincerà si spacca. Ma il nuovo disco com'è? Allora, il nuovo bello, disco. Bello, diciamo che quest'anno mi ha fatto un sacco di cose. Noi abbiamo già pronto anche gran parte del disco di canzoni alla Pancras, quindi con tutti e cinque, un disco veramente Pancras. Vorremmo invitare sul palco il nostro Indruso, perché è un Indruso qui, un altro ospite, un punk rocker, Elena Cornoltis. Prego. Che è qui con noi. Conosco. C'hanno gli applausi. Questi sotto. Sono dei ragazzacci, ma senti quanti applausi. Allora, vi potete mettere qui. Questo è il vostro pulsante. Quindi dobbiamo mettere le cuffie? C'è la canzone. Lo sapevo. Come tutti i quiz che si rispettano, dovete mettere la cuffia. Ok, mettiamo la cuffia. volevo dire alle ragazze del fondo, me la pagate questa. Ok. Come se non la stessimo rifacendo, questa è l'ultima parte del nostro show. Ben ritrovati, non ci siamo mai veramente andati. All'ultima parte della prima puntata di Live Non è la Druso. Siamo qui con i nostri ospiti, Elena De Cornoltis e Dottor Paletta. Salve. Facci un po' di casino, un po' così, un po'. Sigla! Bello, così mi un piace. Un po' caustico. Sigla. Colpa basta. Sua, Flavio, tranquillo. Basta. Che bello. Basta. Allora, sono 10 canzoni, prima che si prenota e azzecca vince. Ok, don't worry, siamo pronti. Se prenota e sbaglia, dal punto a quell'altro però. E chi vince, vincerà un fantastico gadget da uso. Mi basta le cuffie. Partiamo. Partiamo. I fought the low. Luci. In questo momento. Bene, un punto a dottor Elena. Ha combattuto la giustizia, ma che cazzo! I Clash, perché poi ho suonato anche con Joe Strummer. Eccolo qua. Diventano famosi questi. Vabbè, 1-0, vaffanculo, non posso perdere col Cornoltis, che figura di merda faccio. Secondo pezzo, prego. Figa, come si intitola? Ed essere spisto? È qualcosa che tutti abbiamo al plurale. E tu hai quella di riserva? Sì. E sai il titolo? Credo di e dillo. Vai. Passo Problems. Bravo. E vaffanculo, 2-0, va bene, giusto. Però non mi... Ok, 2-0, sì, te lo meriti. Cazzo, perdo già 2-0, vaffanculo. Cazzo, maledetto. No... Linoleum. Dei chi? Bravissimo. Deno effects. Vaffanculo. 3-0, ok. Mi mettete una cazzo di canzone di Mimmolo Casciulli che la indovino? Allora, in realtà adesso c'è una molto difficile che in realtà secondo me non piace quasi a nessuno dei presenti. Però vediamo se la indovina. Devo dire la verità, le prime tre... Ho un elite. Santa Madonna, Pancras con Fede! Adesso mi testa. Chi c'è i coglioni fa quelle canzoni, no? Avanti con quanto un siamo, altro pezzone, no? Avevo 12 anni, non capivo bene, mio padre disse. Ma che cazzo è questo qua? Ti do un indizio, è matto adesso. Già parla troppo, però. Mi dicevano sposarti mai per carità. Io questa cosa la metto. Lei ormai. Blocca, ce l'ha, ha avuto un rap. Dai, però. Io questa qua la mettevo su quando dovevo sterminare il gatto. Cos'è questa? È Povia. Vaffancuore, era Povia. Se l'avessi saputo sarebbe stato un po' più grave. Giuro. Ok. Andiamo avanti, il prossimo pezzo. Questo è duro. È un pezzo molto facile e che se siete qui al Druso un pochino vuol dire che lo conoscete, ma... È il gruppo di Valentino? No, lo so, però dovete prenotarlo prima possibile perché è veramente facile, cioè se non lo sapete siete... Ma Elena è molto più informato di me, però allora andiamo con questo pezzo, su! Bastardo. Sai quando senti i pezzi e dici mica che figato sto pezzo, ma non sai neanche che cazzo sono. Dai, dillo te. Cazzo, sono bravi questi, chi sono? Hanno avuto successo, eh.
Chi sono? Chi due sono morti, uno forse. Cazzo, che bello, due sono morti, chi sono? Sai quelli che senti, Michio? Questi qua allora, sono forti, chi sono? Il titolo è Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey e il gruppo sono... Sono... I Beatles. Cazzo, i Beatles! Mi fanno cagare, mi ha sempre fatto cagare. Fatti una ragione che nessuno dei due ha riconosciuto i Beatles. Ma neanch'io. O siamo ignoranti o ci piace la musica. E io l'ho letto, quindi per me è facile. Andiamo avanti con il settimo pezzo, prego, sì. Maestro. Siamo... Gianni Drudi. Fichi fichi. Bravo. Ah, un po' di luci, un po' di casino. Bravo Gianni, bravi tutti. Ragazzi, adesso voi grazie, il Gianni. Prossimo pezzo, ragazzi, per me è un pezzo molto speciale. Ok, sarà Gino Paoli, una roba del genere. Dai, vai, sentiamo, maestro. Va. Mentre si sparava. Ah, ho capito, quello lì è tutto un po' così. Fico, che fico! Pippo Franco, cazzo! Pippo Franco! Fico, che fico avere un motoscafo! Dai, falla a te questa! Assieme, 1, 2, 3, Brizzly Bop dei Ramones, pari, segna! 2 pari. Ah minchia, poi ragazzi, pensavo qualcosa di più allora, difficile. Allora, adesso c'è l'ultima canzone. Io vi dico, lui è in testa e tu stai perdendo, ma è una canzone talmente difficile, talmente odiosa, che il primo che veramente ci arriva, secondo me, ragazzi, vince tutto il giro. Poi vi avevi già messo, cos'è c'è più odioso? C'è qualcosa di peggio. Andiamo con l'ultima peggio canzone. Peggio del po', sentiamo. Adesso già che cazzo metti. C'è un grande sogno che vive in noi, siamo la gente della libertà, presidente siamo con te, meno male che Silvio c'è! Sì. Chi cazzo la canta questa? Non lo so! Emilio Fede, Silvio c'è! Silvio c'è! Punto a me! Questo era live, non è la dove si pare. Ama le cose e ama... Beh ragazzi, ama l'amore. Non saprei come si mette, non abbiamo due gambe. Meno male che Silvio c'è! Beh, ma non abbiamo due gadget da dargli, ragazzi. Ma sì, potete scegliere tutti i gadget che volete. Ragazzi, Grazie, un abbraccio, che cazzo. Ha vinto lui, ragazzi, è stata una bellissima gara. Canzoni, biscottone, super di merda, almeno la metà. Biscottone. Vieni, Vale, vieni. Ora, devo dire la verità, sono orgoglioso di essere qua al Druso. Sono orgoglioso di conoscere della gente meravigliosa che ho conosciuto oggi. Non hai indicato me, però. Fammi levare sta cazzo di roba. E tutto ricomincerà e questo è uno di quei locali che spiccherà il volo e noi ci saremo. Grazie a tutti. Quindi questa puntata di Live Non È Ad Uso giunge al termine. Siamo qui con Elena e Paletta. La chiudiamo con un contest, regaliamo 3 biglietti per la data dei Pancras al Festival Back to the Druso ai primi 3 che commetteranno con un video che fanno, in cui fanno meno male che Silvio c'è. Noi tiriamo in voga così. Bene, grazie. L'ha detto lui. Grazie. Siete bellissima gente. E buona serata. Chiudiamola. Com'è andata? Vogliamoci. Olè, vieni. Grazie ragazzi.